per festeggiare i 40.000 iscritti al canale inauguro una nuova serie di video che sono delle domande e delle risposte alle vostre domande, alle vostre richieste. La prima richiesta da una studentessa di Tai Chi di Fano, della scuola Yan Long, è di spiegare bene l'airone bianco che spiega le sue ali, nel Tai Chi Yang. Un movimento in una tecnica in effetti piuttosto complessa. La seconda invece è una vera e propria domanda: perché porto così spesso la sciarpa? Bene, cominciamo con l'airone bianco. In effetti è un movimento molto complesso, molto interessante e complesso, no? Una bella tecnica. Abbiamo un braccio sostenuto dall'altro braccio. Quindi quando ancora la traiettoria continua la mano scende e quindi come se fossimo una gru che si appoggia su un sasso. La scuola di Pechino ha la mano verso l'interno, la scuola invece di Shanghai, come esegue il maestro Zumo, alla mano aperta, questo e questo, piccole differenze tra i vari, diciamo, approcci al Taiji stile Yang. Il maestro Zumo spiega che gli uccelli sono vanitosi, sono contenti di essere belli, sono fieri di essere belli, ecco che allora durante la gru devono proprio sentirci molto belli, leggeri, come il vento che ci sposta le piume e noi siamo appoggiati sopra un sasso, la gru che sta sulla rupe. Come arte marziale c'è un assorbire, un proteggere, un colpire, in maniera molto... molto pulsante. Spesso gli uccelli rappresentano il fuoco. In molti sistemi di Qigong e di Tai Chi gli uccelli rappresentano il fuoco, mentre i rettili rappresentano l'acqua. Un simbolo importante del Tai Chi è proprio la gru e il serpente, il fuoco e l'acqua. Ecco, per ora abbiamo proprio la pulsazione, il doppio colpo, il tirare, il doppio colpo. Movimento piuttosto complesso ma molto bello per il Tai Chi. Poi la risposta alla domanda: perché porto sempre la sciarpa? Perché fa freddo. Oggi che è una bella giornata, sembra primaverile, ha ghiacciato e sono 0 gradi. C'è tutta la brina e il ghiaccio. E per una persona anziana, non sono più giovane, è importante non asciugarsi il sudore addosso. Se pratico per delle ore che sudo, è importante che il sudore, di non prendere freddo quando sudato, perché è facile ammalarsi. Man mano che mi scaldo mi tolgo la sciarpa, man mano che sento freddo me la metto, quindi non ci sono segreti o gusti estetici, è molto pratica la sciarpa. Ricordo anche che da un anno ho aperto il canale Patreon e vi ringrazio per il sostegno, per le persone che mi stanno aiutando anche su internet. E non ci sono contenuti straordinari sul canale Patreon, ma le lezioni integrali, non tagliate, perché è interessato le intere lezioni, gli interi seminari. Interessante i documenti degli anni 80 in VHS che li sto mettendo su Patreon, sono molto, ricordo, non so, i 12 volumi sullo Sui Jiao del maestro di Bauru, sono delle videocassette che mi diede il maestro quando venne a Parigi, invitato dal maestro Zumo. Ci sono insomma dei documenti che anche lì, documenti non li metto su questo canale perché sono troppo pesanti, li metto su un canale dedicato. Grazie di tutto, del sostegno, alla prossima. Ci sono insomma dei documenti che anche lì, documenti non li metto su questo canale perché sono troppo pesanti, li metto su un canale dedicato. Grazie di tutto, del sostegno, alla prossima. Subscribe.
subscribe to my channel, I'll be glad.